Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere un adattamento per quanto riguarda il freno di stazionamento, il freno elettrico, questo qua. Questa funzione ci dà la possibilità che nel momento in cui vogliamo andarlo a staccare per una questione di comodità, anche senza tenere il piede sul freno, ci permette di staccarlo. Come in questo caso è attaccato, io se non premo il freno e quindi vado a disattivare il freno di stazionamento, non si stacca il freno. Ad attivare si può anche mettere senza mettere il piede sul freno, ma a disattivare, vedete, non ce lo permette. La codifica, adesso vi farò vedere, ci permette proprio di disattivare il freno di stazionamento anche senza tenere il piede premuto sul freno, come in queste cose, vedete? Per attivare si attiva, per disattivare non si disattiva, o a meno che non andiamo a premere il freno e quindi andiamo a disattivare il freno di stazionamento. Andiamo ad abilitare il rilascio del freno a mano, il freno di stazionamento, senza mettere il piede sul freno. Come si fa questa codifica? Questa codifica andiamo a fare con il VAG. Ecco qua. Per fare questa codifica apriamo il nostro VCDS, ci facciamo come sempre la nostra scansione della nostra macchina. In questo caso parliamo di un Audi A4, una 8K, una B8, quindi andiamo a selezionare A4, B8 e ci facciamo tutta la scansione di tutta la macchina. Io in questo caso la scansione già l'ho fatta, così da abbreviare un po' il video, che altrimenti vi diamo un video un po' troppo lungo. Ad ogni modo, nel momento in cui ci dà qualche errore, qualche anomalia, stesso qua andiamo a selezionare cancella guasti e cancelliamo tutti gli eventuali guasti all'interno delle nostre centraline. Una volta fatto ciò, chiudiamo e andiamo a selezionare la centralina che a noi interessa. In questo caso a noi interessa questo qua del freno di stazionamento, la 53. Ecco qua, freno di stazionamento 53, ci selezioniamo sopra, ci aprirà la centralina e andremo qua in accesso di sicurezza 16, selezioniamo, andiamo a mettere il codice che già ce lo dà, vedete, di su, andiamo a mettere 25194, 25194, accedere, accesso di sicurezza accettato, ok, e andiamo in adattamento, andiamo nel menu tendino oppure andiamo a selezionare direttamente il canale che a noi interessa, in questo caso è il canale 04 04, andiamo su leggere e ci dà già questo suo valore. Da questo valore, come già ci dice anche la finestrina, da 1 dobbiamo mettere a 0. 1 il freno di stazionamento solo con il pedale, diciamo, premuto. Invece questo qua, freno di stazionamento senza pedale premuto. Andiamo da 1, andiamo a mettere 0 per disattivare questa funzione. Andiamo a mettere 0 e andiamo su verificare. Ok, salvare. Siete sicuri di modificare questo valore? Sì. Ok, chiudiamo questa ventina e andiamo a controllare se il valore è stato emesso. Ok, da 1 adesso è 0. Andiamo a uscire dalla nostra centralina. Usciamo da qua e andiamo a vedere se la codifica è stata appresa. Prima, per disattivare il freno di stazionamento, dovevamo tenere premuto il piede sul freno. In questo caso il freno non c'è. Andiamo ad attivare il freno. Ecco qua. Prima, per disattivare il freno di stazionamento, dovevamo tenere premuto il freno con il pedale, vedete? Adesso per rimetterlo senza, e anche per toglierlo senza, vedete, non ho più il piede sul pedale? Lo rimettiamo e lo disattiviamo. Ok, codifica avvenuta, avete visto ragazzi,
Questa modifica è una codifica, diciamo, per comodità, che nel momento in cui saliamo in macchina e non vogliamo mettere il piede sul pedale per andare a disattivare il freno di stazionamento, tranquillamente mettiamo la marcia, stacchiamo il freno a mano e acceleriamo. Si attiva e si disattiva. Si attiva e si disattiva. Ok ragazzi? Ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Nel momento in cui vi serve qualche informazione, scrivetela giù nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella e, che dirvi, mettete un bel mi piace. Ok ragazzi, ciao ragazzi, al prossimo video.